Il comune di Monterosso Calabro ha attribuito la cittadinanza onoraria al cavaliere del lavoro Pippo Callipo per il forte legame instaurato con la comunità. La cerimonia di attribuzione del riconoscimento, coordinata dalla professoressa Nella Morano, è stata un tripudio di emozioni. Tante le sorprese, molte delle quali particolarmente commoventi, che l'amministrazione monterossina ha riservato all'imprenditore. Familiari, amici, dipendenti e collaboratori hanno presenziato l'evento, calcando a sorpresa il palcoscenico del teatrino comunale per raccontare aneddoti e rivivere ricordi con Pippo Callipo. Sono rimasto piacevolmente sorpreso dall'evento, ha affermato Callipo, mentre ero in auto per arrivare a Monterosso, stavo preparando il discorso da fare. Arrivato sul palcoscenico non ho trovato un evento istituzionale, formale, ma una manifestazione amichevole e familiare con cui il paese mi ha regalato il suo abbraccio. Dopo le forti emozioni, la serata si è conclusa in festa con un ricco buffet allestito dall'amministrazione presso la sala consiliare. Diciamo, la concessione della cittadinanza onoraria di Monterosso è una cosa che mi ha onorato, mi ha fatto enorme piacere, ma lo svolgimento della serata stessa è stato un evento per me indimenticabile perché è stato veramente pieno, pieno di commozione dalla partecipazione dei miei amici di quando avevamo 13 anni, dalla partecipazione dei miei figli, della mia famiglia e dalla partecipazione pure dei miei collaboratori che insomma abbiamo raccontato presenti e in pensione, che abbiamo raccontato degli episodi, quindi è stata proprio una serata piena di commozione e di grandi sentimenti. E diciamo che questo riconoscimento da parte del Comune di Monterosso lo prendo io come persona, però è una cosa che condivido con tutti i miei collaboratori, perché i meriti sono loro che hanno portato l'azienda a questi livelli di conoscenza, un po' del marchio in tutta Italia, nel mondo, quindi questo ha contribuito anche a questo riconoscimento che io mi sento onorato, io lavoro molto con persone di Monterosso, ma a dire il vero di tutto l'Angitolano, persone meravigliose. Sono stato accolto dall'inizio sempre con molto affetto e con molto sentimento, ecco questo è quello che mi lega soprattutto con Monterosso.